di prepotenza. La povera Anna subisce continue vessazioni. Mi sento sola. Ascoltarlo, offenderlo oppure giudicare l'accaduto, tu cosa faresti? E ci sono le opzioni: ascoltarla, offenderla. Per esempio, ascoltarla. Ogni risposta avrà una, diciamo, un diverso esito, no? Almeno poco fa io ho messo che fra ascoltare, ripetiamo di nuovo, ma dovrebbe dire che saprai ascoltare i tuoi silenzi. Non è partito, però secondo me è stato un problema di connessione. E comunque mi sento sola, negli atti di prepotenza. La povera Anna subisce continue vessazioni da tempo. Fra ascoltarla, offenderla oppure giudicare l'accaduto, tu cosa faresti? E mettiamo ascoltarla. Scusate, poco fa non è comparso niente. Sarà in grado di ascoltare i suoi silenzi. Vabbè, Anna sarà più contenta. In grado, vabbè, c'era un piccolo errore diciamo a livello ortografico, lo sistemerò in un secondo momento, ma è più che altro il concetto, no? Sensibilizzare, creando animazioni, no? Sia per quanto